apra questa porta! Presto! Aspetti la principessa azzurra? Presto! Dia un'occhiata qui. L'hanno praticamente demolita. Qualcuno deve aver usato uno scalpello o un piede di porco. Già, non ha l'aria di un lavoro da professionista. La prego, smetta. Ci sarebbe utile trovare qualche altra impronta oltre alle sue. Le ringrazio. Da come l'hanno ridotta dovrò sostituire l'intera cornice. La porta non si chiude più. L'ho sempre detto, ci vogliono quelle blindate. È stato rubato qualcosa? È questa la cosa strana. Non hanno preso niente. Computer, trofei, medaglie, è ancora tutto qui. Hanno rovistato negli uffici? Solo in quello della signora Cram. Però anche lì non manca niente. È per questo che non voleva che chiamassi voi. Ma era mio dovere, no? Per via dell'assicurazione. Li conosco quelli, sarebbero capaci di dire che svolgo male il mio lavoro. Eh sì, ha fatto la cosa giusta. La signora Cram è in ufficio? No, è andata via, è uscita poco prima che arrivaste. Oh, mi scusi. Trauschen. Aio. Sono Jan. Siamo allo stadio. Riemann si è incontrato con la Cram. Sì, sì, stanno parlando. No, siamo troppo lontani. Qualcuno ci dice che cosa sta succedendo qui, eh? Allora, perché la stava aggredendo? È comprensibile, abbiamo tutti i nervi un po' tesi ultimamente. E capita di perdere la pazienza, vero? Sì, è vero. Sono sicura che non intendeva aggredirmi. Già, ne sono sicuro anch'io. Bene, basta così, seguiteci in centrale. Non abbiamo commesso alcun reato. Ah no? Resistenza a pubblico ufficiale. E ne potrei tirare fuori un altro. Lei sta bluffando. E come la mettiamo con occultamento di prove? Lo supponevo. Andiamo. Aio, puoi venire un attimo? La cosa si fa interessante. Questa è la fotocopia di uno studio messo a punto più di 12 anni fa. Da vergognarsi. Un'industria farmaceutica sponsorizzò una ricerca universitaria a lungo periodo su composti sperimentali somministrati ad atleti. Questo a loro insaputa e senza il loro consenso. Adesso viene il meglio. Prova a indovinare chi ho trovato nell'elenco dei medici. Il dottor Bosch, giusto? Affondato. Il nostro paladino in passato si era sporcato le mani con il doping. Occupati della Crama, io penso a Rim. Per questo non voleva la polizia? Questo chi gliel'ha detto? Il portiere. Ci ha telefonato lo stesso. Evidentemente ha frainteso. C'è stata un'effrazione. Durante la quale non hanno preso nulla. Strana effrazione. E lo ammetta, questa cartellina Riemann l'ha rubata nel suo ufficio. Può continuare per altre due ore a raccontarmi che non si è introdotto negli uffici della società. Giusto il tempo che serve alla scientifica. I ragazzi trovano cose così piccole di cui lei non immagina neanche l'esistenza. La cartellina mi è arrivata un anno questa fa. Questa la racconti posto. Un altro. Avrebbe fatto in modo che la società buttasse fuori subito il dottor Bosch. Mai vista prima. E che sia Riemann l'autore dell'effrazione, anche questa è una vostra illazione. Che al campo sportivo lui abbia tentato di aggredirla, anche questa è un'illazione. Allora perché interroga me? Sono io quella che è stata aggredita. Che succederebbe se lui ammettesse l'effrazione? Lei continuerebbe a negare l'evidenza? È la prima volta che la vedo. Può scegliere un anno con la condizionale per furto con scasso o 15 anni per omicidio. Non l'ho ucciso io, boss. Allora dimostri la sua innocenza. Sì, d'accordo, ho commesso l'effrazione. Contento? Ma non ha trovato sostanze dopanti. Solo la cartellina.
Glielo giuro. E che cosa voleva farne Riemann? Nel Decathlon è di gran lunga l'allenatore più competente, ma non è mai riuscito a dissipare i sospetti per il suo passato piuttosto chiacchierato. Con questo protocollo, ammesso che sia autentico, intendeva scagionarsi dimostrando che era stato il dottor Bosch a somministrare a Bern Rust l'ormone della crescita. Ma Bosch le aveva telefonato negando tutto, o sbaglio? È quello che ho detto a Riemann. Il dottor Bosch non ha avuto assolutamente niente a che fare col doping. Con questi documenti la signora Kram lo teneva in pugno, poteva costringerlo a dopare Bern. Perché non si è rivolto alla polizia? Volevo che la Kram andasse dal ragazzo e gli confessasse quello che gli aveva fatto. Quella donna ha sulla coscienza la sua vita. Aio, puoi venire? Sono appena arrivati i tabulati completi delle utenze fisse. Avevi ragione. Bosch non ha mai telefonato alla moglie. Almeno non da uno degli apparecchi di casa. Bene, allora la signora dovrà spiegarci come mai non ci ha detto la verità. Già. Lei sa bene che il prossimo antidoping per l'HGH non è previsto prima dei giochi olimpici. Sentiamo. Che cosa le avevano promesso gli sponsor se Rust vinceva i campionati europei? Un altro milione? Per quanto riguarda i nostri soci in affari e i contratti stipulati, io sono vincolata dal più assoluto riserbo professionale. Eh sì, è chiaro. Non voleva rischiare di perdere la sua gallina dalle uova d'oro.